è un'immagine che rimarrà nella storia, perché ancora per poco questo sarà il logo del consorzio del Chianti Rufina, anche perché qui i tempi insomma sono brevi e insomma nel mese di maggio qualcosa di importante succederà. Cosa succederà a maggio, a fine maggio esattamente? A fine maggio il consorzio del Chianti Rufina farà un convegno nella nostra sede di Poggio Reale a Rufina, dove insieme ad una degustazione che stiamo organizzando, spero che possa venire bene, di una verticale di vecchie annate delle nostre produzioni, presenteremo il vincitore del nuovo logo del Chianti Rufina, un nuovo logo che dovrà accompagnarci, si spera, per un tempo abbastanza lungo, come l'attuale logo ci ha accompagnato per un tempo abbastanza lungo, ma rinnovando quella che è l'immagine, un logo che dovrà essere presente in tutte le nostre attività, forse anche sulle etichette, in teoria anche sulle bottiglie, per personalizzare le bottiglie dei vini del nostro consorzio. Insomma, le idee sono tante, vedremo un po' quello che ci riuscirà a portare in fondo. Ma a questo punto qui si parla di elementi che è interessante, perché abbiamo un elemento antico che è quello della longevità del Chianti Rufina che si abbina a questo aspetto nuovo, è un po' quello che volete far capire, novità ma anche legata alla tradizione che vi contraddistingue. Il più alto del Chianti era il vostro slogan, il nostro motto, il più alto tra i Chianti, sì. E quindi anche cerchiamo di come sempre di fare il vino nel massimo della tradizione, ma con le nuove metodologie, cercando sempre di dare sprint e visibilità al nostro Chianti, non solo in Italia ma in tutto il mondo, cosa che attualmente crediamo stiamo riuscendo ad ottenere. E quindi appuntamento al 29 maggio con un convegno che ci mostrerà tante novità.